Carissimi amici della Pagonotomia, buona domenica. Due cose. Allora, ho risolto il problema della luce. Il problema era che era attivo l'HDR e questo famoso HDR su alcuni browser non viene visualizzato bene, cioè spara il bianco. Almeno spero di averlo risolto. Saranno le ultime parole famose. Boh. Seconda cosa, qualcuno di voi si è lamentato, giustamente, lo capisco perché. Ho dovuto inserire la pubblicità, tra virgolette, nei video YouTube. Questo l'ho fatto non perché abbia degli interessi, cioè voglia, perché stiamo parlando di numeri molto bassi, quindi non ci guadagno praticamente, ma semplicemente perché mi hanno spiegato che senza quello non viene pubblicizzato abbastanza bene il video, quindi viene concesso in fruizione a molte meno persone. Molte meno persone ne hanno accesso, quindi vi chiedo pazienza. Quando arriva il messaggino, saltatelo e boh, chiuso. Cioè non, perché se no è un peccato. Analizzando le visualizzazioni si vede proprio che c'è un crollo se non c'è la pubblicità. E purtroppo le donne sono le regole loro. Benissimo, io oggi rasatura monegasca. Monegasca perché proviamo la linea Monte Carlo di Arianna e Evans. Eccolo qua. Linea Monte Carlo, che è una delle linee più apprezzate dagli utenti, da quello che mi viene detto. Eccolo qua il logo di Arianna Evans, spero che si veda bene. Eccolo qua. Sapone tallovato, eccolo qua. Quindi anche un po' una pasta un po' duretta che io vado a stemperare con una goccia proprio di acqua calda, in modo da poterla poi prelevare col pennello in maniera efficace. Vado a vedere quanto ne metto, proprio una goccina proprio. Ecco che si è scaldata l'acqua, ecco così, ma proprio un'idea per ammorbidire, diciamo così. Mentre ammorbidisce, io metto a bagno un attimo, qualche minuto il pennello, eccolo qua, questo qua è eccezionale, questo qua è The Bartlett, americano, USA, eccolo qua. Questo è un pennello che io ho vinto partecipando a una riffa, e è un pennello che tra l'altro costosissimo, io non so neanche quanto costi nuovo, perché è legato a un tasso assolutamente old style, quindi a parte che il manico in resina lavorato a mano con le frese e tutto quanto, ma poi il nodo è veramente annodato, cioè non è un nodo, diciamo, di quelli che si usa adesso, ma è annodato alla vecchia maniera. Guardate che bel tasso, guardate che bel backbone. Fantastico, The Bartlett. Eccolo qua. Allora io lo metto 4 minuti, come dice la casa, 4 minuti a bagno, anche meno, però solo guardate. Ora, qualcuno di voi mi ha chiesto, non contestato, mi ha detto, ma mettere a bagno il tasso non ha senso perché il tasso è impermeabile. Allora sì, effettivamente è il concetto del bagno e del tasso. È un concetto completamente diverso dal bagno del maiale. Perché? Perché mentre il maiale si ammorbidisce la setola, il tasso serve, il bagno del tasso, proprio 3-4 minuti, 2 minuti, ma anche, voglio dire, proprio così, pochi minuti, per evitare che le setole, cioè per idratare un attimo le setole, che sono impermeabili, ed evitare che si spezzino. Questo è un po' il discorso. È un concetto diverso, però è importante. Infatti, la casa, la Bartlett, consiglia di tenerlo a bagno 4 minuti. Questo è quello che loro scrivono. Nel frattempo, noi, mentre tanto lui a bagno sta facendo il suo bagnetto, armiamo il Tatara Masamune. Eccolo qua. L'ho rispolverato. Eccolo qua. Che era un po' di tempo che non lo usavo più. Tatara Masamune con questo manico molto particolare, che ad alcuni piace, ad alcuni no, ma a me piace abbastanza perché lo trovo molto utile nel grip. Eccolo qua. E lo andiamo ad armare con
con le sue lame, cioè quelle che la stessa casa ci propone, ci suggerisce, che sono le Feather, in questo caso le nere, le black, che sono uguali. Eccole qua, con le Feather. Allora, vado a cercarmi il pacchetto già aperto. Io vi ho fatto vedere un pacchetto chiuso, ma io ho un pacchetto aperto di Feather. E se non ce l'ho, lo apriamo, non è un problema, ma ce l'ho. Allora, ovviamente quando dico io una cosa non è mai così, non è mai così, infatti non è così. Allora, andiamo ad aprire, vedete che uno è convinto ad avere le sue ramette già belle che aperte, invece no. Andiamo ad aprire la confezione delle Feather. Scartiamo. E andiamo a togliere la copertina e a prendere la prima lametta. Eccola qua. Guardatela qua, la piuma Feather. Eccolo qua. Allora vado a montare, tanto i minuti sono passati, tanto il pennello si è idratato e si è ammorbidito, cioè le setole così non hanno lo shock. Eccolo qua. Feather. Spero che si veda. Bene. Allora, questo rasoio è appunto nato per domare la Feather. Eccolo qua con il suo Samurai, uno dei rasoi più delicati, che ha un prezzo tutto sommato accettabile per essere un acciaio inossidabile. Allora, bagno il viso, intanto. Pennello che ha fatto la sua consiglio nella fabbrica, togliere l'aria dalle setole, pennello umido, andiamo piano piano, perché è un tasso, a prelevare il nostro Monte Carlo, che come fragranza ricorda molto da vicino anch'esso il Creed Adventus, noto profumo molto gradito a tutti, a tanti perlomeno. Consiglio la casa, anche qua, che poi c'è un libretto di istruzioni molto, molto articolato, prelevare con delicatezza, senza aver paura di rovinarlo, perché i pennelli sono fatti per durare decenni, dicono loro, ma però senza spingere, senza prelevare con delicatezza. Vedete come viene via. Le punte più dure sono al centro del pennello, perché le scelgono proprio loro quando montano il pennello, quando lo annodano, e abbiamo una quantità direi più che accettabile. Poi se non bastasse ne aggiungiamo. Richiudiamo il sapone. Arianna e Nevers, oggi vi ho risparmiato il sandalo, eccolo qua, ma tornerà. Adesso ciotola. Ciotola umida, andiamo, Rocco Contini Limited Edition, sempre piano, a montare. Sempre senza spingere sul nodo. Vedete che già
senza acqua, il montaggio comunque è iniziato, lo potete vedere chiaramente. Adesso aggiungiamo un po' d'acqua e le cose dovrebbero subito esplodere. E infatti quello che sta succedendo, ho messo un po' d'acqua e vedete che il montaggio sta, la maionese sta montando. Montiamo bene in modo da avere una crema non troppo liquida e neanche troppo solida. Tallo, però non si sente il tallo, eh? Molto elegante questo Monte Carlo, eh? Si sente un po' magari nelle note di fondo, guardate che crema sta venendo fuori. Incorporiamo bene nel pennello, guardate che bello risultato. Allora, bagno ancora il viso, barbari 2 giorni e mezzo e andiamo pennello che è una carezza. Bel montaggio, eh? Pennello che ha un bel buono eccezionale. Bene, procediamo con la rasatura. Sciacquiamo la mano. Tatara Masamune armato con le Feather Black. La lama si sente, ma scorre via bene. Tatara Masamune, che rispetto del nome, ricordiamo che è portoghese, la baffi.
con grazia. E direi che il pelo è andato. E il risultato è veramente ottimo. D'altronde questo rasoio io l'ho sempre sostenuto, non è che perché a un prezzo mi pare sui 150 euro, mi sembra. Facciamo il viso e passiamo alla seconda passata. Rasoio fatto per essere molto delicato e dominare la Feder. La domina proprio, la controlla, come lo fa anche la SD2 della Federer. Diciamo che sono due rasoi assimilabili. Ok, seconda passata. Tocchiamo le mani e via. Qui andiamo di contropelo pulito, cioè netto. Io ho trovato questa soluzione, due passate, come voi sapete ormai da tempo. Ok, ci siamo, piccoli dettagli. Ecco fatto. Siamo a posto. Sciacquatona di acqua fredda. Tamponiamo. Puliamo. Direi il risultato impeccabile. Allora,
Tanto per, come sempre, ormai è un'abitudine, il Tires, che alcuni dicono, ma il facial toner non è astringente. No, perché vedete, contiene proprio witch hazel, vedete, che è la sostanza che astringe. Poi magari ce n'è di più, però qua vedete proprio che c'è il witch hazel, quindi è astringente. Oltre che tonificante. Quindi va bene anche questo, anzi. Bene. Allora, ricapitolando. Vediamo se trovo anche la copertina. Dove siamo a posto? Eccola qua. Allora, Feder e Tatara Masamune. Combinazione perfetta, e la morte sua. Rasoio che si è stato pensato, secondo me, proprio per gestire la Feder, e la Feder che è una lametta che è molto tagliente, ma forse la principale caratteristica è la durezza, viene in qualche modo mitigata, gestita, se lo sto sciacquando, da questo Tatara Masamune. Eccola qua, la nostra Feder che abbiamo usato, che va nel cimitero delle lamette, e quindi viene resa, non dico inoffensiva, ma che viene valorizzata l'efficacia della lametta e minimizzati i rischi, perché una lametta troppo rigida può provocare dei problemi al rasatore. Questo rasoio, come anche tanti altri, non tanti, alcuni altri, ad esempio SD2, ad esempio l'Enson, che ho provato l'altra volta, il Medium in particolare, minimizzano appunto gli aspetti negativi della Feder e ne esaltano quelli positivi. Quindi io lo consiglio da usare con la Feder. Poi si può usare con qualsiasi altro tipo di lametta, chiaramente. È un rasoio di sicurezza, quindi voglio dire, non è che per forza. Però loro stessi, quando te lo vendono, te lo danno con un pacchetto di Feder, quindi vuol dire ti invitano. Eccolo qua, adesso poi lo riporrò. Purtroppo avere tanti rasoi ci condannano ad usarli relativamente poco. Con il suo, la sua base molto futuristica, eccolo qua. Eccolo qua. Mettiamo il dopo barba prima. Eccolo qua. Ariane Deus Monte Carlo. Ripeto, molto molto che ricorda il Creed Adventus. Molto forte come profumazione, ma piacevole, elegante. Viene voglia di esagerare. Fantastico. Effettivamente, tra quelli che, tra i vari profumi che dopo barba che ricordano il vento, questo qua. Ecco, quindi cosa possiamo dire di questa combinazione? Ottima. Il sapone molto protettivo al tallow. Il dopo barba di profumazione intensa, vediamo quanto durerà, adesso non lo so, proverò durante il giorno, ma è un aftershave veramente veramente intenso. E poi c'è il pennello. Qui siamo nella grande pennelleria, perché questo è un pennello vecchio stile, questo è un pennello che io non mi sarei mai potuto permettere, cioè nel senso che sì, però non avrei mai speso soldi per un pennello, non l'avessi, diciamo, vinto, ho avuto fortuna. The Vartlet, se voi andate sul sito di Vartlet, andate pure sul sito www.vartlet.com, vi spiega tutto e vedrete che
il tasso, intanto di prima qualità, e poi è annodato direttamente da loro, e quindi scegliendo appunto anche i vari tipi di pelo a seconda della zona del pennello. Anche il manico, che è di polimero, però è fatto in modo che sia indistruttibile, in modo che sia artigianale. USA. Bene, io vi chiedo ancora scusa per la pubblicità che però sono costretto a mettere, alcuni me l'hanno fatto notare, ma se no veramente si riduce drasticamente la diffusione del video. Mi spiacerebbe anche perché uno lo fa già senza guadagnarci niente, anzi spendendoci. E se ancora nessuno se lo vede, è un peccato. Paghiamo questo dazio, diciamo, al sistema, diciamo così, e boh, ho chiuso. Mi chiedo scusa, vi chiedo di pazientare, ma ripeto. Basta skippare così. E spero che i primi video siano risolti, quindi io vi auguro buona domenica e soprattutto buona barba a tutti.